Ciao a tutti ragazzi e bentornati nella taverna di Weird Scene. In questo video ragazzi affrontiamo insieme la terza stagione del Principe dei Draghi. Prima però mi dovrei ricordarvi di aiutarci a coinvolgere più persone possibili condividendo il video e naturalmente iscrivendovi al canale. E ora non vi resta che mettervi comodi, birra alla mano e sigla! Attenzione, questo video contiene spoiler. Abbiamo visto il Principe dei Draghi stagione number 3. Ragazzi, siamo molto felici finalmente di portare su UFC la continuazione di questa serie che abbiamo iniziato ai tempi. Che furono, perché che non sono neanche tanto furono, perché no, in realtà seconda. In realtà tra la prima stagione e la seconda non passò un tempo troppo lungo, ancora meno è passato tra la seconda e la terza. Come avevamo detto nella video recensione della seconda stagione, ci era parso la seconda stagione in realtà un appendice della prima, infatti è uscita anche in breve tempo secondo me perché era già pronta e hanno deciso posteriore di dividerla. Sì, l'hanno chiamata stagione 2 ma in realtà sì, era stagione 1 parte 2. Secondo me è stata più una roba del genere, a livello narrativo era più forse così che non altro, ma alla fine dividerla in tre non è stata una cattiva idea, no. E devo ammettere appunto che arriviamo belli carichi per questa terza stagione. Le visioni poi totalizzanti di questa stagione in realtà sono un po' differenti tra me e Beggi, ma andiamo a sviscerare nel dettaglio allora, quello che ci è parso di questa appunto stagione. Eravamo molto curiosi di vedere la storia come continuava, i nostri personaggi che avevamo abbandonato in un momento abbastanza catartico in realtà, perché stavamo entrando alle porte di Xadia e oltretutto ragazzi le porte di Xadia non è un posto qualunque, anche perché facciamo entrare un essere umano, sì. Addirittura poi ne arriva un esercito poi in questa stagione, ma perché è proprio quello, esplode piano piano Questa storia. Ricordiamoci che tra l'altro i nostri ragazzi si sono dovuti dividere perché Ezra, ragazzi, bambino di circa 8-10 anni che si trova sulle spalle un peso non indifferente, la guida di un regno. Così di punto in bianco viene a sapere uno appunto della morte del padre, cosa molto più scioccante di quello che in realtà poi dovrà andare a affrontare, perché per un bambino penso sia una delle cose più difficili da poter vivere in un'età poi così tenera. Ma in realtà Ezra si rivela un personaggio veramente coi contro coglioni, sì, perché prende la decisione di tornare indietro a governare. Esatto. Non è una decisione semplice, anche per il fatto che lui stava accompagnando il Principe dei Draghi in questa missione che apparentemente poi fondamentalmente serviva a dare una pace, una chance di pace a tutto quello che stava per capitare. E per di più lui stava iniziando a capire meglio i suoi poteri che riesce a sfruttare comunicando addirittura con gli animali. Quindi era una situazione un attimo delicata. Gli ho detto: prendo baracca e burattini e torno al mio regno. Ho un compito da svolgere. E questa è una peculiarità, se vogliamo, della terza stagione del Principe dei Draghi. C'è uno sviluppo dei personaggi in maniera esponenziale in questa stagione, a partire da Ezra che appunto scopre queste sue capacità, che ovviamente inizia a sfruttare subito, perché senza ad esempio all'inizio questo sorta di tipo panterone enorme non sarebbe mai riuscito a ritornare al proprio regno a fare tutto quello che ha fatto. Poi passiamo ai personaggi di Callum e Rayla. Callum a me ha dato tantissime soddisfazioni in questa terza stagione, perché ha avuto un'evoluzione spaventosa, è riuscito tra l'altro proprio sul finire della seconda stagione a capire il tassello mancante per poter utilizzare la magia senza niente. Finalmente il nostro personaggio, a quanto pare umano, riesce ad utilizzare questa magia senza l'ausilio di nessun talismano piuttosto che qualunque cosa che serviva per... E infatti nessuno ci crede e spacca i culi a tutti, essenzialmente. Come dicevi, lo sviluppo dei personaggi, caratteristica chiave di questa stagione e di questa serie, che appunto dà spazio a tutti e approfondisce correttamente ogni singolo personaggio. Mi sono piaciuti di questa stagione, come della serie fino adesso, la caratterizzazione di questo universo che è particolareggiato. Mi sono piaciuti i paesaggi, gli animali, le creature, tutto fatto con una propria originalità che mi ha dato un senso di benessere a guardare queste cose, e un finalmente rinnovato comparto tecnico, perché abbiamo abbandonato il sistema precedente in cui fondevamo 2D e 3D con questa mancanza di frame, quindi questa sensazione scattosa. Finalmente l'abbiamo abbandonata, hanno deciso di togliere questa cosa. Infatti siamo molto felici di questa e parte. Abbiamo avuto un netto miglioramento, infatti adesso tutto è fluido, tutto ma perfetto. Come doveva essere già dall'inizio. Con un appello speciale anche alla colonna sonora che mi è piaciuta parecchio, cosa un po' dolente per il Beggi, che invece a quanto pare non ha trovato entusiasmo. Non ha entusiasmato troppo, sinceramente. Credo che arrivati adesso a questa discussione,
riflettuto un secondo e mi viene da dire semplicemente una cosa: io forse non sono riuscito ad apprezzare a 360 gradi questo prodotto, perché questo prodotto forse è più mirato a ragazzi un pochettino di età più bassa, un po' più giovani. Sicuramente un'animazione con l'obiettivo di raggiungere un pubblico leggermente più adolescente, ma con il pregio in questa stagione di aver avuto un ritmo forse anche più scattante rispetto alle altre due, senza tralasciare niente, ma dicevo con il pregio di essere molto inclusivo. Infatti dà spazio a ogni tipo di realtà, a ogni tipo di minoranza, anche a dei personaggi protagonisti che per esempio non parlano, che sono di ogni tipo di orientamento sessuale. Ci sono state delle cose molto interessanti, cose che non sono per niente da tutte le serie, no, anzi danno ancora quel tocco in più, perché abbiamo apprezzato tantissimo queste scelte, perché appunto, come dice Oda, è una serie TV che è stata molto coraggiosa ad includere situazioni alla quale non siamo assolutamente abituati, sono alla base, certo, cioè nella normalità, ma perché no? E che solitamente nel cinema, comunque nei prodotti derivati di questo mondo, tende sempre un po' a nascondere, a evitare, anche per comodità, perché è difficile rendere un personaggio che non può parlare magari in situazioni di guerra piuttosto che d'azione, o comunque approfondire un personaggio così. È una sfida, ma se tu sai scrivere bene una serie lo puoi fare, e Il Principe dei Draghi è la dimostrazione di questo. Assolutamente. Dicevo, tra l'altro, un ritmo più incalzante in questa terza stagione, che ha portato purtroppo, secondo me, a un finale che, per quanto mi è piaciuto, per quanto è stato epico, è stato forse un po' un pelino affrettato, ma col senno di poi non mi risulta così affrettato, nel senso che poi arriverà una quarta stagione, o meglio la storia ci dà da pensare questo, e quindi alla fine mi lascia almeno con l'amaro in bocca. Se, come avevo la sensazione all'inizio, se tutto si fosse concluso con questa terza stagione, mi sarei rimasto un po' con l'amaro in bocca, perché si è chiuso un po' tutto, lasciando anche delle domande in sospeso, e quindi dicevo c'è qualcosa che non va. Invece poi, scoprendo che arriva una quarta stagione, mi lascia anche abbastanza soddisfatto. Una delle domande più in sospeso rimane quella frecciatina sul re vivo o non vivo, trasformato in uccello, quello... che era già una cosa che c'era derivata dalla prima stagione e noi ancora continuiamo a cercare. Assolutamente, anche perché ho passato tutta questa terza stagione ad aspettare di vedere sto uccello che è scappato, ma purtroppo non è tornato, non l'abbiamo nemmeno preso in considerazione. La cosa subito forse mi ha dato un pochettino di fastidio. Adesso, arrivato alla fine, sinceramente, sapendo che poi c'è ancora una stagione, esatto, in cui forse potremmo, esatto, analizzare la questione, anche perché dovranno fargli succedere qualcosa. Ce l'hanno fatto vedere proprio mentre volava via, e quindi hanno proprio sottolineato il fatto che quell'uccello dovevamo sapere quando è fuggito. Senza contare che poi tutto andrà ad incastrarsi con Viren che sopravvive, con Aravos che è insieme a lui, e quindi questa storia avrà un fulcro più avanti. Parlando proprio di Viren, un villain che in realtà è un burattino, ma che comunque ha le sue peculiarità, si è visto. Mamma mia, anzi, ha brillato in questo. Una cosa che mi fa piacere è che la maggior parte dei villain di questa serie non hanno una vera fonte di malvagità, a parte Aravos, sembrerebbe, per ora. Gli altri sembra che comunque abbiano una sorta di scopo un po' mascherato, perché Viren vuole subito diventare potente per salvare l'umanità. Poi mi sembra Poi mi sembra un po' la cosa alla Breaking Bad: lo faccio per per la mia famiglia, poi in realtà lo faccio per se stesso. Quindi alla fine Viren parte in questa maniera e poi cade un po' in questo fatto. Peccato, però mi è piaciuto. È un villain molto molto ben caratterizzato. Questa terza stagione poi oltretutto lo mette abbastanza sotto i riflettori, anche quando ci sono le scene dove è in carcere, dove non fa assolutamente nulla, continua a essere al centro della storia. E anche merito di Aravos, per certo, però diciamo che la combo di entrambi mi è piaciuta. Mi è piaciuta molto anche come rubano il potere dalla Città della Luce, è stato tutto molto interessante, mi è piaciuto molto. Parlando di villain, parliamo di Claudia perché arriviamo subito in correlazione, perché sempre con Viren, appunto, e in parallelo parliamo anche di Soren, un personaggio che inizialmente nei primi episodi non riuscivo a sopportare, invece che poi ha avuto una bella costruzione. Mi è piaciuto molto come è arrivato a essere alla fine, veramente tanto, uno dei personaggi che mi ha dato più soddisfazioni insieme a Callum. Anche Rayla in realtà mi è piaciuta, ma diciamo che era un po' più vittima della potenza di Callum, no, nel senso che Callum l'ha oscurata un po' in questa cosa, perché diciamo che la storia puntava un po' più su di lui. È vero che lei aveva la questione dei genitori, ma era un po' più da parte. Ma dicevamo, Claudia e Soren, protagonisti di questa faida familiare, dove
Soren è uscito veramente potenziato. Difatti, e Claudia invece, io non capisco sinceramente come sia possibile che un personaggio come Claudia, che evidentemente non è un personaggio stupido, come magari potevamo pensare prima di Soren. Forse io l'avevo troppo sottovalutato Soren, anzi. La serie te lo faceva sottovalutare. Esatto, sì, è stato ovviamente una cosa che hanno voluto, fatto volutamente, ma in questa stagione me l'hanno fatto apprezzare tantissimo, perché finalmente si è rivelato per quello che è. Non uno stupido, ma bensì uno che, quando si è reso conto delle vere intenzioni del padre, ha detto no, così non ci sto. E soprattutto le scene sulla puntata finale dove uccide il padre, ovviamente illusione, mi è salita proprio una voglia di, non lo so, avevo voglia di prendere la TV e lanciarla contro il muro, perché era perfetta quella scena. No, infatti, per quello che dico, è stata un finale che mi è piaciuto, anche se in alcuni tratti poteva essere forse gestito meglio, però questa qua è stata proprio... Invece Claudia è stata una delusione completa in questa stagione, dall'inizio alla fine. Sono incazzato nero con quel personaggio, perché potrebbe essere veramente un anello che rinforza la squadra che abbiamo visto adesso per la protezione di Xadia, della regina dei draghi e tutto quello che è successo. Invece, allora, subito pensavo fosse una boccalona che aveva semplicemente creduto alla storiella che il padre gli ha raccontato. Sì, il padre barra Ross che la stanno manipolando, però. Però, allora, quelle scene dove, tra l'altro, sono rimasto stupito. E poi questo mi fa capire quanto forte è stata e quanto è stata ben fatta questa terza stagione. Le scene dove Soren si vede proprio che si rende conto che il padre sta manipolando tutti e Claudia no. Claudia non riesce a dare fiducia al fratello, che tra l'altro ha rischiato tutto per riuscire a salvarlo, e in tutto e per tutto sta con il padre anche quando comincia a trasformare il suo esercito in delle bestie. E queste cose mi fanno troppo arrabbiare, mi fanno incavolare, perché non è stupida Claudia, ma evidentemente, come mi diceva prima Oda, lui ha una sua teoria Mi sono fatto un'idea guardando questa stagione, mi sono fatto un'idea su Claudia, e secondo me ci sta, potrebbe essere veramente vera sulle caratteristiche di come è stata scritta la serie, sulla particolarità che ha ogni personaggio. Secondo me l'idea che mi sono fatto è questa. Claudia in realtà vuole apparire a tutti i costi buona, ma non buona nel senso caratteristico del termine, ma buona nel senso io sto con mio padre, voglio essere dalla parte giusta perché non si abbandona la famiglia, un po' come lo faccio per la famiglia, stessa cosa, no? Ma in realtà lei non è che non si è scandalizzata quando il padre ha fatto quello, lei ha capito quello che il padre sta facendo, lei ha capito dove il padre vuole arrivare e a lei piace. Assolutamente. E a lei piace, lei è una villain fatta finita, lei è malvagia, sì. Ma non vuole farlo trasparire, soprattutto con il fratello. È una sensazione che mi è parsa, nel senso che proprio si vede che lei sa cosa sta succedendo, sa dove il padre vuole andare a parare, sa i compromessi a cui bisogna scendere, ma lei vuole questo. Lei nel suo io, nell'interiore, ci sguazza in questa perché situazione qua. Perché lei è quello. Probabilmente il suo personaggio è quello. Il che la rende addirittura forse peggio ancora del padre. Sì, secondo me. Esatto. Soprattutto il padre iniziale, perché il padre di adesso va bene, è quasi sullo stesso piano. Sì. Però lei veramente fa finta di essere una buona, o comunque di voler apparire la buona di turno, o comunque che lo fa per delle giuste motivazioni. In realtà lei sa perfettamente tutto quello che sta succedendo, ma gode nel farlo e non vuole ammetterlo davanti al fratello. Purtroppo no, è una cosa che non uscirà. Magari dopo le scene della finta morte dell'illusione padre Viren, ci si sarà sicuramente un po' incriccato il rapporto, anche perché Claudia finalmente, nel senso non che lo stavo aspettando, anzi, però si è resa conto che il fratello non ci sta proprio più dentro con i piani del padre, tutto i raggiri che sta facendo lui. Infatti Soren ha vinto in questa stagione, ha vinto. Questa situazione qua ormai forse darà anche un'occasione in più a Claudia di scoprire se stessa, nel senso che secondo me anche fino a un certo punto lei lo sa, ma ancora si autoillude di non essere così. Sì, mi sa di e sì. Invece questa battaglia finale darà l'occasione a se stessa di capire finalmente in tutto e per tutto che lei è quello e non si scappa da lì. Quindi non troverà più scuse, non troverà più e non abbandonare la famiglia, ma no, e capirà che io ho scelto di stare da questa parte perché è il mio essere. È il mio, io sono malvagio, mi piacciono queste cose malvagie, mi piace questa cosa qua. E secondo me alla fine della fiera è uno degli plot twist più belli a livello di caratterizzazione del personaggio. Una delle cose che meno mi sarei aspettato, in questa evoluzione
di, sai, tutto dava da pensare che Claudia sarebbe stata la prima a risalire. Invece è una cosa molto bella di questa stagione. Mi è piaciuto un sacco. È una genialata che i registi hanno avuto e sicuramente ha stupito tutti noi, perché ci aspettavamo esattamente l'opposto di quanto è successo. Poi abbiamo anche visto Zim in tutto il percorso, abbiamo iniziato a intravedere che comincia a volare, lancia qualche tuonetto, prova un pochettino. Ad esempio, una delle cose che non mi sono piaciute troppo, quando arriviamo dalla madre, lui non va a vedere sua madre. Aveva paura, gli ha detto che era morta. A me sta cosa lì mi ha dato proprio fastidio. Dici, ma siamo venuti qui apposta, c'è tutto il mondo che sta per, cioè, per colpa tua si sta muovendo degli eserciti, gente morirà, ma poverino, lui non ne può assolutamente niente, ci mancherebbe. Però mi è stato un po', mi ha dato un po' fastidio questa cosa. Parlando di cose che mi danno fastidio, sulla battaglia finale, che mi è piaciuta un sacco, come mi sono piaciuti i draghi chiamati da Esa, è stato tutto molto bello. Mi è scaduta un po' sul il panettiere che arriva e combatte col mattarello. Allora, io capisco la derivazione, che è in buona parte destinata a un pubblico anche più giovane, anche se comunque è una serie per tutti. Sì, questa, assolutamente, questa è una cosa da sottolineare, che non tutte le possono fare. È una serie, ci sono tante cose che questa serie fa, cose che non tutti possono fare, è normale. Però dicevo, comunque deve accontentare anche un pubblico un po' più giovane. E però avrei evitato la scena del cuoco che arriva col mattarello a combattere in battaglia. Cioè, hai capito? Hai fatto tutto bene, ci sono delle creature fantastiche, ci sono degli eserciti fantastici, c'è una storia fantastica, tutto scorre e poi mi butti su sta roba qua. Cavolo, cavolo, però è una cosa personale. È una macchietta che va a rovinare un po' il momento, perché sai, il momento era epico, prima arriva questo, la classica stronzata. Certo, mi sta bene che il panettiere sia lì, sì, ma non che lanci frittatine e crostatine e il mattarello. Mattarello. No, quello no. Anche dagli perché una spada e fallo combattere, ma mi sarebbe piaciuto. Certo, mi sarebbe piaciuto. Anche perché vai a perdere sui villain, tutti i soldati trasformati sembravano ultra cazzuti, però se si fanno battere da uno col mattarello e due crostate di che marmellata, che non ha mai combattuto in vita sua, capito? Cioè, mi stava bene che voleva partecipare e dare un proprio, certo, contributo, ma dargli no, un'armatura, una spada e magari farlo anche morire. Cioè, nel senso, vado in guerra, non è detto che sopravvivo, no? Serviva quel, però è un neo, è sì, un neo, una cazzata, piccolezza. Però sai, quando fai certe finezze come Claudia, come Callum, come, cioè, anche il rapporto amoroso tra Callum e Rayla costruito benissimo, certe scene che potrebbero essere le classiche sdolcinate solite che danno persino un fastidio, ogni volta perfetto, che li visti insieme era perfetto. No. Quindi, capito, una serie che ha delle finezze sopra la media, che mi cade su certe cose, mi dà un pelo di fastidio. Però per forza, perché vai un po' a rovinare un prodotto che è quasi perfetto. Ci resta ancora da capire adesso come andrà a finire la storia di Aravos, che attualmente, lo abbiamo visto, si è inserito in un bozzolo, quindi la creatura che accompagna questo corpo si evolverà e forse potrebbe anche essere che riuscirà il suo corpo fisico a lasciare questa prigione in cui è trattenuto. Questo per ora resta un punto di domanda. Come resta il fatto di capire come tutto questo andrà avanti con la collaborazione con Viren. Secondo me la collaborazione sarà un disastro. Anche perché sì, probabilmente sì, Viren si renderà conto a un certo, anche perché non è stupido Viren, no, anzi, si renderà conto che magari sta è un stato po' un po' usato. E soprattutto però mi viene anche da pensare che, essendo un personaggio, come dici tu, intelligente, possa aver preso delle precauzioni, delle contromisure. Potrebbe fatto essere. Potrebbe, perché lui, secondo me, non è stolto. Ha detto, questo qua non fa nulla per nulla. Quindi prima o poi tenterà di ficcarmela lì. E quindi ha detto, secondo me lui si sarà premunito. Speriamo. Anche se magari il fatto che è dovuto tornare in vita con Claudia, che è un po' titubante perché sicuramente avrà pagato un grande prezzo, potrà infatti lasciare dei problemi, degli strascichi. Questo resta anche un po' un punto interrogativo, anche perché appena si sveglia Viren, oltre a stupirsi del fatto che è vivo, giustamente, vediamo Claudia, uno con gli occhi neri, ma vabbè, diciamo che poteva essere in modalità magia oscura e va bene. Però mi sembrava alquanto preoccupata nel dirgli, sì, ti ho riportato in vita, però dall'altra parte mi sembrava quasi che non avesse finito la frase e non gli abbia detto, però ho dovuto pagare un prezzo, diciamo, sì, non sì, e sarà proprio così. Comunque, noi aspettiamo con grande impazienza questa quarta stagione. Una terza stagione che si è comprata degnamente. A me è piaciuta forse un po' di più che a Beggi. Però lasciamo delle aperture. Valutazione finale assolutamente positive, no? Ci sono queste due o tre cosette che forse non mi hanno fatto troppo apprezzare, ma la storia, la trama è una bomba. E invece a voi cos'è che vi è piaciuto e non vi è piaciuto? Lo potete dire tutto quanto nei commenti. Mi raccomando, non dimenticatevi inoltre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Come sempre, ragazzi, in descrizione troverete i link che vi porteranno ai nostri canali social, ai quali vi invito ad iscrivervi per poter seguire tutto quello che facciamo. A me non resta che darvi appuntamento alla quarta stagione del Principe dei Draghi e naturalmente al prossimo video, ma dove? Solo qui su UFC. Un saluto da Oda. Un saluto da Beggi.